prendere? No, ma la foto mi serve. Le squadre scendono in campo, Termoli in completino bianco, Fano col tradizionale completino amaranto. Il saluto dei capitani al centrocampo, il tifo che inizia a farsi sentire, 22esima giornata, Gino Cannarsa, Termoli e Fano divise in classifica proprio da un non niente, chi vince potrà proiettarsi e tirare il fiato in vista della pausa e guardare con speranza al prossimo futuro e alla salvezza che a questo punto dopo una vittoria potrebbe arrivare anche in modo diretto senza passare per i play-out. I risultati non sono mancati, 7 punti in 3 partite, sperando che anche oggi prosegua la striscia. Arriva il fischio d'inizio, parte il Fano, iniziata la 22esima giornata del campionato nazionale dilettanti, sole splendente, giornata quasi primaverile qui al Gino Cannarsa di Termoli, in qualche modo Zanini e poi la conclusione, la prima conclusione, Fano con Gonzalez che vince due contrasti, arriva al limite dell'area, si gira la palla, la mette dentro dove c'è Burzio in qualche modo prova a colpire ma un difensore lo anticipa, c'è un errore del Fano che favorisce il numero 66, lungo per Burzio, il tiro e il miracolo di Guerrieri del Fano, ci mette la testa lungo, poi Burzio in corsa e ancora la parata di Guerrieri, doppio miracolo. Fischia l'arbitro, cross di Longo in aria, in anticipo Hernandez, fischia l'arbitro, parte Burzio, la palla che gira però non chiude in porta e fischia l'arbitro, si ricomincia proprio in questo istante con Burzio che dà a scoppa il Termoli che prova subito un'azione offensiva. Questa palla avventata in qualche modo che però viene recuperata dal numero 6 Dubaz, è già il Fano che è in aria, questa volta c'è la parata di Maresca. Sull'ultimo entrato Koulibaly, Maresca che la mette in corner nell'area del Termoli, Gonzalez che in qualche modo tenta di girarla, arriva in corsa il numero 7 del Fano Allegrucci, con Esposito di prima intenzione, la spizza da quest'altra parte per la corsa di Hernandez che si beve il numero 7 del Fano, Hernandez in mezzo, Esposito è nuovo miracolo di Guerrieri, subito la parata di Guerrieri, subito protagonista Vittorio Esposito. Questo corner è una palla fuori per Federico Scoppa di prima intenzione. Ancora palla per Calombo, cross in mezzo dove non ci arriva nessuno. E poi il tiro di Gonzalez di prima intenzione. Ancora Hernandez, palla al piede, Hernandez che la mette in mezzo. Burzio a spizzarla, Burzio non ce la fa a correggerla in porta. In aria, allontana Calombo, adesso Hernandez che batte di prima intenzione. E ancora Guerrieri, corner di Vittorio Esposito, il Termoli ci crede, palla dentro, Burzio di prima intenzione, un tiro svirgolato, Hernandez che salta l'uomo, Hernandez 1-2, ancora Hernandez e calcio di rigore per il Termoli, rigore al 45esimo per il Termoli, fallo nettissimo su Kylian Hernandez che se n'era portati via 3, e rigore per il Termoli, atterrato in aria, ha cercato il numero proprio al 90esimo suonato. Dagli 11 metri Lorenzo Longo contro Guerrieri, potrebbe chiudersi qua questo incontro, è tutto pronto, si aspetta solo il fischio del direttore di gara, Longo contro Guerrieri, fischia l'arbitro, parte Lorenzo Longo ed è gol di Lorenzo Longo, Termoli 1 Fano 0. Lo segna dagli 11 metri Lorenzo Longo, è un gol che vale doppio per la classifica del Termoli, il gol di Longo, importantissimo questo gol dopo un incontro giocato ad alti livelli proprio da parte dei giallorossi che in più circostanze hanno cercato il gol, lo ha trovato adesso Longo dagli 11 metri dopo quel fallo commesso in aria, quel fallonetto su Kylian Hernandez, e adesso ci sarà da tenere duro. 53esimo, 8 di recupero, un'infinità, non fischia mai il direttore di gara, e ancora questa rimessa del Fano nell'area del Termoli, ciao allontana provvidenziale, ed eccolo il triplice fischio dopo 8 lunghi minuti di recupero, la vince il Termoli
Termoli 1, Fano 0, il rigore di Lorenzo Longo al 90esimo a decidere le sorti di questo incontro, tre punti fondamentali.